Salve a tutti, oggi cominciamo a parlare con un nuovo argomento che sarà la serie di altri video perché non posso trattare questa cosa in un'unica volta. E di cosa mi sto riferendo? Della posta elettronica anonima. Però prima di continuare vi raccomando di fare un bel pollicione in su e di condividere il video. Soprattutto per chi non lo è ancora, iscrivetevi al mio canale così potete avere delle notifiche in automatico. Allora, stavo dicendo, parleremo della posta elettronica anonima. Che cos'è? È un sistema o metodo con cui è possibile inviare un messaggio a qualcuno senza farsi riconoscere. Allora, che su internet girandoci troverete software che lo possono fare, ma non tutti garantiscono l'invio di questo messaggio. Io, avendo avuto la necessità circa 10 anni fa di utilizzare questo servizio, ho riscontrato problemi da parte di chi riceveva il messaggio, in pratica non lo riceveva affatto. Allora ho cominciato a sviluppare questo programma con il linguaggio Delphi. Ovviamente non è tutta farina del mio sacco, mi sono fatto aiutare da diversi forum su internet. Il software in questione, ho usato poca fantasia, l'ho chiamato Camamile. Visto che il mio nickname è Mr. Camarium, ho associato un po' le due cose e ho creato questo titolo. Allora, il programma comincia nell'avvio con questa schermata di avviso. Allora, innanzitutto è da ben chiarire che l'invio di posta elettronica anonima non è un reato, non è illegale, è totalmente legale. Il reato sta nell'utilizzo sbagliato, quindi nel mio software o nelle info ho specificato bene questa cosa. Questo software per adesso non lo troverete in rete, anzi avevo un sito dove avevo pubblicato questo programma ma l'ho eliminato. Il motivo è perché preferisco che questo programma sia visto direttamente su YouTube, almeno così con i vostri commenti mi potete aiutare a sviluppare meglio questo programma se ci sono delle migliorie da portare. Infatti un cambiamento che vorrei portare, penso sono passati quasi 7 anni, a questo programma è la possibilità di posticipare l'invio delle email per aumentare, diciamo così, l'anonimato. In questo modo si crea una forma di giustificazione temporale da che si è inviata l'email. Poi vedremo più avanti che cosa voglio dire con giustificazione temporale. Allora, avviando il programma, si presenta in grosso modo come un normale programma di invio di posta elettronica. Se vedete, c'è il destinatario con la funzione A per conoscenza e conoscenza nascosta. L'oggetto potete inviare l'allegato, cioè ho inserito una rubrica dove potete inserire i contatti più comuni. Infatti, beh, qua ci sono solo un paio di email che ho messo che sono mie per fare alcuni testi. Poi i dati del mittente a cui invierete mittente siete voi, praticamente sono i dati che inserirete nell'inviare le mail. In questo caso, perché in molti altri programmi per l'invio di posta elettronica anonima questa casella qui non c'è, giusto perché si parla di anonimato. Perché ho messo i dati mittenti? Perché, come vedrete più avanti in una simulazione, è possibile spacciarci anche per un'altra persona. Oltre a essere anonimi, possiamo anche inviare la posta elettronica per conto di un altro nome. Allora, oggi è possibile inviare posta elettronica a posto di un'altra persona solo intrufolandoci nel computer di un altro, magari con un virus Trojan. Invece qui si può simulare l'invio della posta elettronica da parte di un'altra persona. Qui posso scrivere, non so, Carmela, ho scritto bene? Non ho scritto bene. Carmela, e come cognome potrei mettere Russo, organizzazione Onlus, e qua metto la mia email, che facciamo carmela.onlus. Ok, posso inserire anche un'email per eventuale risposta
giusto così per dare l'idea che è reale l'email, e gli metto onlusvwf@yahoo.it. ok, per la connessione dovete usare l'SMTP del vostro provider, la porta di solito è sempre 25. Io nell'eventualità ho inserito una lista di 147 server, giusto per chi non si ricordi proprio, cliccando qui sulla finestra tendina, cioè, ci sono tutti quelli che sono i server più comuni. Se ci manca qualcuno, in descrizione scrivetelo. Poi c'è la possibilità di autentificarsi in modo anonimato o autentificato. Quando è che si usa questa funzione qui? Si mette anonimato solo se l'email l'ha spedita al vostro computer, cioè dal computer dove state utilizzando il vostro SMPT. Giusto per farvi capire, se state navigando con Alice potete mettere qua SMT Alice e utilizzare la funzione anonimato, ma se state su un altro computer di un'altra persona, forse a casa di vostro amico, e volete inviare la posta elettronica dal computer di vostro amico e non conoscete al momento qual è il suo provider, dovete farlo per forza in modo autentificato. Qui dovete mettere l'username e la password e l'SMPT del vostro provider di indirizzo di posta elettronica. Invece se conoscete qual è il provider che utilizza il vostro amico, mettete anonimato e l'SMPT e spedite tranquillamente. Che cosa ho fatto per rendere ancora più credibile l'email? L'agent, l'email agent, che cos'è? È il nome del programma che utilizzate normalmente per inviare la posta elettronica. Questi sono dati che il destinatario potrà vedere quando riceve l'email, dove nei dettagli della posta elettronica se lo sa fare. Allora, per rendere ancora più reale, potete scegliere l'agente email. Qui ho messo quelli più famosi, più comuni, come ad esempio Gmail, Thunderbird, Eudora, Outlook e via dicendo. Eloy Name, che cos'è? Eloy Name è praticamente il messaggio di risposta del server, che normalmente corrisponde con uno della team, tipo Strade, via dicendo, per ingannare l'eventuale rintracciamento delle mail. Quindi scegliete uno a caso, non è importante quale scegliete, potete scegliere una qualsiasi, tipo questa qua 8888 e quello di Google, la stessa cosa anche di questo qua 8844 e il DNS di Google. In effetti qua l'ho sottoscritto, ce ne ho 47 di quelli che conosco io. Questo qui, l'invio di posta elettronica proxy, è quello che io ho inserito come via sperimentale. Non sono mai riuscito a provarlo perché non conosco nessun proxy per l'invio di posta elettronica, però se voi lo conoscete e riuscite a sperimentarlo, mi fate sapere. Se questo sistema ce l'avete, potete raggiungere addirittura più del 90% di sicurezza nell'invio delle posta elettronica. L'user eccolo, è off, sinceramente non lo conosco, l'ho inserito, mi è stato suggerito, ma non ho mai visto un profitto, un vantaggio. Quindi adesso non parto con nessuna simulazione, lo farò in un secondo video in cui vi mostrerò come si invia la posta elettronica normale, in modo anonimato e in modo camuffato. Sono tre video che farò successivamente. Aspetto i vostri commenti, i vostri like e di condividere i video. Quindi ci vedremo alla prossima volta, sperando molto presto. Arrivederci.